Eccoci qua, ben trovati nuovamente in cucina con il nostro amico chef. Angelo Madonna. Oh, Angelo, sa anche come si chiama, Sì, Angelo. Ormai, ormai, ormai. ormai. Non è Senti, l'unico nome. no, non è l'unico Non ne nome. parliamo. Beh, non ne parliamo. Quindi oggi ci prepari una cosa. Sì, tipica campana, Ma melanzane al funghetto. favolose. Sì. Quindi ci vogliono le. Melanzane. Oh, Non era facile, no, non era questo non facile. era facile, era un esame. Ok, senti, passiamo subito a friggere perché ci vuole tempo. Sì. Quindi la melanzana, togliamo la parte alta, che non è commestibile. Non si può mangiare in maniera più assoluta. No. La taglio a metà. Sì, facci vedere. Sì, in questo modo. E poi in tre parti. Così. Ora io magari un po' me ne sono anticipato, quindi Sì, magari va bene, le va facciamo bene. vedere un pochettino. Per far vedere il procedimento e il prodotto finale. Esatto. Intanto abbiamo messo la padella con dell'olio, che è già Eccolo abbastanza qua, caldo, dove noi bene. andremo a calare le melanzane. Così, direttamente così. Sì. Devono friggere. Ah, non devi fare nient'altro che così? Sì, devono friggere. E Tagliare! via. Ci vogliono 5 minuti. Ora noi il Bene. tempo non ce l'abbiamo. Cioè, abbiamo Sì, 5 minuti. 5 minuti, però comunque la ricetta continua. Sì, quindi, intanto abbiamo messo le melanzane. A friggere. Beh, Una buonanotte. volta che sono fritte, che sono qui, mettiamo del sale fino. Beh, le melanzane sono già fritte. Sì. Esatto, Intanto che si fa vedere che le altre friggo. ora scusami, faccio nel Prego. cambio che l'olio è bollente. Eccoci. E abbiamo preparato già la padella con olio, aglio e pomodorini, quindi Quindi, olio, aglio, pomodorini. pomodorini, sì, e basilico. Comunque, È una ricetta che base abbiamo già più affrontato poi. volte, ecco. Olio, aglio, pomodorini, basilico. E se la portiamo a riscaldare. Bene. A questo punto mettiamo le melanzane che abbiamo fritte e fatte raffreddare con tanta carta assorbente. Quindi si frigge e si fa raffreddare, Esatto, obbligatoriamente, e obbligatoriamente. si fa assorbire. Esatto, 2-3 ore che la melanzana prima l'assorbe e poi lo tira fuori. 2 o 3 ore, Sì. bene. Quindi le melanzane le versiamo dentro i pomodorini, che Sì. abbiamo tagliato. I pomodorini ora dipende dalla grandezza, ora erano di misure Va diverse. Io l'ho bene. tagliato a tocchetti in modo che la grandezza del pomodorino è simile alla grandezza delle Ok, melanzane. deve essere più vicina possibile l'una all'altra. Esatto, spadelliamo. Questo la togliamo. Intanto vedete che ci sono le altre melanzane che friggono per Sì, farvi vedere. esatto. Quindi una volta che amalgamiamo un po', la facciamo un po' tirare e li mettiamo nel piatto. Questo è comunque un contorno, eh. Sì, è un contorno Sì. questo, eh. Ma dico, ma come mai un contorno? Scusa. A me piace anche, cioè. Perché scusa, io ti dico una cosa mia, se io ci metto un po' di mozzarella insieme. Perché non ti va Ah, oh, vai, ha bene? visto. Esatto. Però ci mettiamo il Il parmigiano. parmigiano, se ci metti il Si copre parmigiano. quando si sporgono il parmigiano. Ecco, si chiama melanzana a funghetto perché nello stesso modo si fanno anche i funghi. E insomma, tipica campana. Quindi tempo di Siamo realizzazione. sui 10 minuti, un quarto d'ora. Però più che altro è la melanzana che deve riposare per buttare via l'olio. Bene, allora noi vi diciamo buon Buon appetito. appetito. Ciao.